i nostri sogni nelle vetrine in vendetta. Siamo veramente noi dentro lo specchio, ti riconoscerai. Siamo veramente noi. Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Buonasera dallo studio centrale di TV6, ore 21, nuovo appuntamento con Replay. Finalmente il Pescara ritrova la strada della vittoria, è tornato il sorriso tra i tifosi, un successo da dedicare a Bruno Pace. Anche la nostra trasmissione stasera vuole ricordare il tecnico che ci ha lasciato da qualche giorno. Abbiamo proprio titolato dedicato a Bruno. Presento subito gli ospiti di questo numero, Antonio De Leonardis. Buonasera Antonio, buonasera. Ben rivisto. Al suo fianco abbiamo il dottor Edoardo De Blasio. Buonasera Edoardo. Buonasera. Torna dopo 3 settimane di assenza Francesco Di Francesco. Buonasera Francesco. Buonasera a tutti. Qui alla mia sinistra il collega Paolo Renzetti. Buonasera Paolo, una buona serata anche a Riccardo Grinco. Buonasera Riccardo, saluto in regia Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Buonasera Enrico, buonasera a tutti i nostri amici da casa. Subito un aggiornamento sul posticipo di Serie B, 0-0 al Barbera tra Palermo e Foggia, con il Palermo che gioca per vincere e riprendere la vetta insieme con Empoli e Frosinone. 392-623-7060 per interagire con noi, e questo è il numero per gli SMS. A te. Grazie Andrea, la nostra trasmissione ovviamente non può dimenticare Bruno Pace, e questa sera abbiamo un pensiero particolare anche per la famiglia di Bruno. Infatti siamo in collegamento diretta video con i figli di Bruno Pace, Federico e Vittorio Pace. Buonasera a entrambi, buonasera Federico, buonasera Vittorio, eccoli inquadrati. Buonasera Enrico, ciao, salutiamo tutti te, i tuoi ospiti, e ti ringraziamo per il cortese, allora, invito che ci hai voluto fare per ricordare papà. E ci mancherebbe. Vogliamo grazie. Soltanto così dallo studio, così darvi la possibilità di ringraziare tutti coloro che vi sono stati vicini, perché sia nei giorni precedenti alla partita ma anche nel corso dei 90 minuti c'è stato davvero un calore immenso verso di voi, verso la figura di Bruno, no Federico? Sì certo Enrico, guarda, adesso dobbiamo ricordare i momenti, questi lunghi 40 giorni in cui purtroppo papà ha sofferto, è stato in ospedale per poi insomma finire come è finita, e abbiamo ricevuto un calore, un'amicizia, un sostegno da parte di tutta la cittadinanza, tutta Pescara, le istituzioni, le società, ma tanta gente comune che era legata a papà, che gli ha voluto bene e che nei momenti adesso insomma della morte ci è venuta a portare una testimonianza, un sostegno, una lacrima che ci ha fatto stare bene, ci ha fatto scoprire ancora di più quanto papà fosse una persona ben voluta per il suo carattere, per il suo modo di essere, per quello che ha fatto. Io, guarda, non nascondo l'emozione purtroppo che provo in questo momento nel ricordare tante persone che sono venute a trovarci, quello che è successo allo stadio sabato con sia il Pescara che il Bologna, poi era San Siro, che hanno giocato con il lutto al braccio in memoria di papà, le toccanti parole che sono state dette prima della partita, lo striscione dei tifosi del Pescara sotto la curva nord. Se poi penso che papà ha giocato col Pescara negli anni 60 per una stagione, non l'ha mai allenata, quindi questo amore dei tifosi
ci ha lasciato chiaramente emozionati e in questo momento felici. Ecco, per quello Vittorio, che voi sapevate ovviamente che Bruno era amato un po' da tutti, da tutta la città, ma c'è stato, non so, un episodio oppure un messaggio particolare, un qualcosa che vi ha colpito più degli altri? Allora, io credo che quanto fatto da papà in vita abbia veramente attraversato tanti aspetti della vita non solo sportiva ma comune della città, della regione e anche extra regione. Il fatto che più mi ha emozionato sicuramente è la partecipazione di tutte le tifoserie che papà ha in qualche modo guidato nella sua carriera di giocatore e di allenatore. E mio fratello faceva riferimento al Pescara e al Bologna, che sicuramente rappresentano i punti maggiori della sua vita professionale, però non vorrei dimenticare anche l'affetto che abbiamo ricevuto da altre piazze importanti come Foggia, come Padova, come Chieti e Catanzaro, tutti uniti nel ricordo di questa persona che ha sicuramente avuto quell'umiltà tale da poter essere amato ovunque a tutte le latitudini di questo paese. Quindi io ringrazio veramente tutti. Episodi singoli ne sono talmente tanti che è difficile adesso sceglierne uno in particolare. Ecco, credo che in questa circostanza vogliate anche ringraziare i sanitari che nell'ultimo periodo vi sono stati vicino. Assolutamente sì, Enrico. Io assolutamente sì. L'ospedale civile di Pescara, nei reparti in cui mio padre è stato degente, si sono sicuramente dimostrati di una professionalità tale che eravamo convinti in più di un'occasione che potesse uscire da una realtà che poi si è dimostrata purtroppo impossibile da superare. Quindi i reparti di cardiologia col dottor Paloscia, il reparto di malattie infettive con il dottor Parruti e sicuramente il reparto di rianimazione con la dottoressa Frattari e tutti gli altri sanitari, compresi ovviamente tutto il corpo infermieristico che hanno sostenuto papà non solo a livello sanitario ma anche e soprattutto a livello psicologico in una situazione che si faceva giorno dopo giorno sempre più difficile. Quindi sicuramente il nostro affetto, la nostra gratitudine per loro e vorrei ringraziare anche le bellissime parole del parroco Don Francesco Santuccione della cattedrale di San Cetteo, che credo abbia espresso in maniera chiara quello che era papà, il suo lato umano e non solo chiaramente il lato che forse la maggior parte dei pescaresi, per il quale la maggior parte dei pescaresi lo conosceva, che è il lato sportivo. Credo che la generosità e, ripeto, l'umiltà di papà abbiano superato quello che è stata la sua carriera. Federico, è inutile sottolineare, come dicevamo prima, che tutta l'Italia calcistica si è stretta a voi. Ovviamente Pescara ha recitato un ruolo di primo piano. Ma vi siete mai chiesto com'è possibile che un uomo di sport sia stato ben voluto da tutti? Era forse il suo carattere a permettergli di avere tanti consensi? O la sua onestà intellettuale? Guarda Enrico, ma io credo che papà, proprio per il suo carattere, per la sua onestà intellettuale, per la sua coerenza,
ma soprattutto per il suo essere sempre alla pari con tutti, per essere... tu lo conosci da tanti anni, io l'altro giorno pensavo con amici, anch'io lo chiamavo Abru, cioè lui non era papà, era Abru, ovunque andavi, io non l'ho mai sentito chiamare signor Pace, dagli del lei, lui era così, era Abru, era amico di tutti, era confidente di tutti. In questi giorni abbiamo avuto manifestazioni di amicizia di papà con persone, ognuno ci ha raccontato la sua storia, la sua... Era così, essere simpatico, aver comunque seminato tanta allegria, tanto buon umore, che gli ha permesso oggi di raccogliere insomma un po' quello che è stato in vita ed essersi fatto ben volere appunto a tutte le latitudini e a prescindere dalle bandiere o dalle... Certo. Allora Federico e Vittorio, prima di lasciarvi abbiamo pensato di ricordare Bruno Pace non sotto una veste calcistica ma sotto una versione goliardica, perché a Bruno piaceva la vita e quindi questa clip la vogliamo dedicare proprio a lui. Federico e Vittorio, era questo Bruno, e questo è il Bruno che volete ricordare, no? Certo, certamente, il papà mattatore, il papà che ogni cena si metteva a capo tavola a raccontare le sue storie, i suoi aneddoti, a condirli di simpatia, e... papà è questo, era questo, anzi, grazie del video che ci ha fatto vedere. È ovvio che adesso la commozione ancora può prevalere, ma ripeto, è il sorriso di Bruno che deve restare e soprattutto la sua lealtà, la sua voglia di vivere. Credo che anche dallo studio sia Antonio De Leonardis, sia Edoardo De Blasio, Francesco Paolo Renzetti, Riccardo Clinco mandano un bacione a Bruno, mandano un abbraccio forte a voi, a vostra mamma ovviamente, che salutiamo. Enrico,
Enrico, permettimi di ricordare, approfittando della presenza in studio dell'amico Totò, in una vecchia trasmissione io ero poco più di un bambino, avrò avuto 10-12 anni, quindi ero ancora un bambino, e mi ricordo una battuta che fece scoppiare dal ridere tutto lo studio. Ma Totò, ma toglimi una curiosità, ma tu ti tingi i baffi o i capelli? È vero. Te lo ricordi, Totò? È vero. Te lo ricordi, Totò? Ma come no? Ti tingi i baffi o i capelli? Scusami, Vittorio, te ne dico un'altra. Me lo ricordo ancora perfettamente. Ne ha un'altra, sì. Antonio. Vittorio, te ne dico un'altra. Vai. Allora, tu sai che un periodo è venuto a giocare... Un periodo convinse a venire a giocare a calcetto con noi, quelli dell'Orsa Maggiore, c'era anche Alberti. E lui, insomma, venne, alla fine venne, e da praticamente una delle prime partite uscì con questa frase. C'era uno, ovviamente erano la maggior parte tutti amatori, è già un bel complimento, però magari uno ha sbagliato un gol a porta vuota e si disperava, e allora lui da dietro faceva: non ti meravigliare. E questa frase, tra l'altro, io adesso, oramai sono passati 15 anni, la ripeto ogni sabato, e questo mi fa pensare sempre a Bruno, per dirti voglio dire, al di là di tutto, che la simpatia e la capacità che aveva di stare con la gente. Se posso andare un po' avanti, vorrei dire, io quello che ha detto Federico lo condivido, quello che per Pescara non è pace, è Bruno, per tutti, voglio dire, e per tutti. Tra l'altro, devo dire, al funerale, chiesa strapiena, c'erano quasi tutta la generazione di quelli che giocavano a calcio negli anni 40, i fratelli D'Incecco, Gigi Gratta, Prosperi, tanta gente che, voglio dire, sono andati lì. Bruno alla fine era quello, l'unico che era riuscito, di questi erano anche ragazzi di talento eccetera, però Bruno era quello che aveva sfondato, che era arrivato in Serie A, il primo pescarese dopo i tempi della Strapaesana a giocare in Serie A. Ebbene, lui non il fatto che lui avesse sfondato non ha mai suscitato invidia, dissapore, cioè proprio questo spiega il carattere di Bruno. L'ho visto anche altra volta insieme a questi ragazzi anni 40, come in quel filmato che abbiamo visto adesso. Lui era una persona, era questo, voglio dire, sempre se stesso, questo legame che ha mantenuto sempre con i suoi amici, con le persone che gli hanno voluto bene, con le persone che ha conosciuto, con la città in particolare. Bruno, il ricordo che lascia è questo, voglio dire, è Bruno, voglio dire, io non mi sento di aggiungere altro, che mi commuove anche a pensare. Federico, vuoi aggiungere altro per chiudere questo collegamento, perché siamo entrati così nella vostra intimità e vi ringraziamo, e quindi non vogliamo rubarvi ulteriore tempo. No, Enrico, ringraziamo noi te, Totò, per le belle parole, che insomma Totò è un amico, ci conosciamo da tanti anni, e niente, io voglio dire, papà è questo, lo dobbiamo ricordare così, in quell'immagine, in quel video, lui che balla e che canta, nella tanta simpatia che ha lasciato in tutti, nell'umiltà, nella coerenza di essere stato sempre uguale e sempre così con tutti, come l'abbiamo conosciuto fino a 4 giorni. Grazie Federico, grazie Vittorio, un abbraccio a vostra mamma, un bacione ai nipotini. Grazie a tutti, grazie. Un saluto a tutti quanti. Grazie davvero, grazie alla famiglia di Bruno Pace, grazie per questo collegamento, ovviamente un applauso simbolico da questo studio che è vicino davvero a Bruno Pace. Allora direi di mandare in onda la pubblicità, anticipiamo i tempi e poi parliamo del Pescara di Zemla. Pubblicità, a tra poco. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro a Monte Silvano svuota tutto!
Sconti fino all'80% su materassi grandi marchi Tempur, Simmons, Pirelli, Sealy. Materasso memory, dispositivo medico, 195 euro. Materasso 800 molle indipendenti, dispositivo medico, 295 euro. Rete elettrica, due motori, 5 snodi, tutto legno, 395 euro. Letto imbottito, contenitore, da 390 euro. Consegna e ritiro usato compresi nel prezzo. Finanziamento 12 mesi, tasso zero. Affrettati, quantitativi limitati. Notti d'oro, Corso Umberto 271, Monte Silvano, 085 44 58 973. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'oro conviene. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Vuoi un locale dove poter organizzare la tua festa di compleanno, di laurea, comunione, battesimo, riunione aziendale, meeting ed altro, o semplicemente una festa tra amici e vuoi che sia una serata indimenticabile tra karaoke e musica? Cerchi il modo per rendere la tua festa unica, ma hai voglia di qualcosa di originale e non del solito locale o del solito ristorante? Il posto giusto è l'Isola di Zeta. A richiesta, personale altamente qualificato e molto disponibile che sarà in grado di aiutarti ad organizzare una festa curando ogni dettaglio, con menù personalizzati e all'insegna della buona cucina. Ti aspettiamo all'Isola di Zeta. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua. E dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21 e 24 minuti, rientriamo in diretta. Era doveroso da parte nostra ricordare la figura di Bruno Pace con questo collegamento nell'abitazione dei figli Vittorio e Federico. Allora parliamo del Pescara di Zeman, abbiamo titolato così: suonata la campana. Ovviamente un titolo
facilmente riconducibile all'avversario di turno che il Pescara ha battuto, ma soprattutto suonata la campana perché per la prima volta il Pescara ha dato dei segnali di risveglio. Una vittoria meritata contro la squadra di Colantuono. Sabato si va a Chiavari contro l'Entella, quindi il primo giro con i nostri ospiti. Vorrei partire da Klinko, che è stato sempre molto severo nei confronti di Zeman. È una vittoria che ti fa ricredere su quanto detto in passato, oppure resti della tua linea? Allora, non è questione di avere una linea o di non avere una linea. Io cerco di giudicare quello che vedo. Se ti devo dire che mi è piaciuto il Pescara, non te lo dico. Se dico che sono contento della vittoria, te lo dico. Ti dico che di cose positive c'è stato aver trovato un centrale difensivo che ha giocato molto bene. Di positivo vedo la vittoria e di positivo vedo tre punti importanti che ci avvicinano a questi, bene o male, a questi playoff, anche se devo dire che le tre squadre davanti hanno bene o male 8 punti e non vorrei che questo distacco poi i playoff alla fine poi non si fanno appunto per il distacco che c'è tra la terza e la quarta. Allora, però, chi è piaciuto invece il Pescara? Facciamo un discorso più ampio. Chi è piaciuto il Pescara? Non vedo Edoardo, dice no. Francesco? Possono dire che gli è piaciuto il Pescara? Beh, scusa, se no è piaciuto il Pescara vuol dire che Zeman è stato bravo. Quindi ti è piaciuto? Sì. A me sì, okay. Allora no. Allora adesso faranno le poesie, va tranquillo. Edoardo, ti è piaciuto il Pescara? Allora, il Pescara a tratti mi è piaciuto perché non è che ha fatto una grande partita, però per quel poco che capisco io, quindi forse allora, nulla per altri, molto meglio di altre volte. Allora, senza la perla di Brugman sarebbe stato uno 0-0 abbastanza squallido e oggi staremmo naturalmente tutti a commentare un ennesimo mezzo passo falso del Pescara. Per fortuna c'è stato questo splendido gol dell'unico giocatore di vera qualità che ci è rimasto, perché gli altri li abbiamo dati tutti via. E Brugman ci ha regalato questi tre punti che possono rappresentare, però tanto, possono rappresentare anche un viatico per una ripresa, per ricominciare a crederci, perché il livello della Serie B è talmente scarso, tolte le prime tre, che il Pescara ci può stare benissimo dal quarto al settimo, ottavo posto, perché le altre non sono superiori al Pescara, proprio perché sono scarse quanto il Pescara. Il Pescara ormai è una squadra mediocre, una squadra che non ha più qualità perché ha perso i giocatori migliori, e adesso dobbiamo riuscire a fare un campionato dignitoso con questa squadra che c'è, che probabilmente è più squadra di prima, perché adesso Zeman, essendosi liberato dei giocatori più qualitativi, quelli che gli potevano dare più problemi, non so, un Benalì gli creava dei problemi perché era talmente bravo e pretendeva di giocare mezzala, come sta facendo benissimo nel Crotone, e lui naturalmente, che non lo vedeva mezzala, lo relegava a fuori ruolo, e quindi Benalì era un problema. Brugman anche gioca fuori ruolo, però Brugman è un ragazzo talmente docile, talmente bravo, talmente buono, che accetta tutto e accetta anche di giocare fuori ruolo. Adesso la squadra è più vicina a Zeman, è più compatta, perché è una squadra che non può più avere ambizioni se non quelle di credere nell'allenatore e sperare che questo allenatore, che ha alle spalle una grande storia, possa far bene per loro e farli crescere. Quindi vediamo, staremo a vedere. Certo, il Pescara ha giocato male, ha giocato una partita come ha giocato male anche la Salernitana, alla fine ha vinto, ma poteva finire 0-0. Paolo Lenzetti, e poi lascio per ultimo Antonio Leonardis. Il tuo pensiero è più vicino a quello di Francesco o di Edoardo? Io dico Riccardo, che contava innanzitutto vincere dopo due sconfitte, e credo che mai come quest'anno contino soprattutto i risultati. Quando si vince io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, però questa partita ha confermato ancora una volta che questa squadra ha un problema in attacco.
Io ne ho parlato, ne abbiamo parlato Enrico anche nei dopopartita delle ultime settimane. Questa è una squadra che da troppi turni, da troppe gare, fatica in maniera eccessiva a trovare il gol. Non solo, fatica anche a tirare in porta. E questo è un aspetto preoccupante, perché le squadre. Però non hai risposto alla mia domanda: ti è piaciuto o no? Sì, mi è piaciuto perché ha giocato mezz'ora nel primo tempo, facendo vedere, anche senza mai tirare in porta, facendo vedere qualche giocata alla Zeman, ha fatto vedere delle cose che si avvicinano a quello che vorrebbe Zeman, però non ha quasi mai tirato in porta. Devo dire che era questa una gara difficile, perché la Salernitana è venuta a Pescara per prendere il punto, si è chiusa, non ha fatto niente, ha tirato in porta una sola volta in 90 minuti con Zito, e quindi non era semplice battere la Salernitana, però ci sono. Quindi, se parliamo di segnali di risveglio, Antoni, esageriamo oppure si va vicino alla realtà? Ma guarda, la partita è stata brutta, diciamoci francamente, è stata una brutta partita di Serie B. Sicuramente la differenza tra Pescara e Salernitana c'è stata, a vantaggio del Pescara, nella sua bruttezza, voglio dire, è stata una partita. Quindi la vittoria è meritata. La vittoria sicuramente è meritata. I segnali positivi quali possono essere? Secondo me anche questa compattezza della squadra, è vero che ha problemi in fase offensiva, perché riesce poche volte a giocare, probabilmente, a mio avviso, e lo sto ripetendo da tanto, i problemi nascono anche da altre reparti, non solo dall'attacco, insomma il centrocampo non è ancora, tra l'altro secondo me sarebbe bello se la smettessimo di parlare delle giocate alla Zeman, Zeman sì, Zeman no. Questa è una squadra che oramai, voglio dire, ragazzi, il campionato è arrivato alla quarta, alla terza di ritorno, ci stiamo ancora a domandare, anche a rovellarci su questo gioco zemaniano e via dicendo. La squadra è quella che è, quella che stiamo conoscendo. Sicuramente anch'io, non è che lo dico oggi, l'ho detto prima, sul piano tecnico, a mio avviso è leggermente inferiore rispetto a quello che era prima del mercato, perché ha perso i giocatori importanti di qualità soprattutto, e non a caso chi brilla, continua a brillare in maniera particolare, anche Brugman non è che abbia fatto una grande partita, però è quello che poi ti inventa quel calcio di punizione che non è un caso, perché è un giocatore che è in grado di tirare fuori queste prodezze. Quindi se noi ci mettiamo nell'ordine di idee che questa squadra deve trovare soprattutto questa identità che ancora non ha avuto nella partita, la partita dell'ultima partita, probabilmente un passo avanti sotto questo aspetto c'è stato, perché la squadra che ha rischiato poco, che ha provato a giocare, che ha trovato questo ragazzino centrale difensivo, Gravion, sì, che ha fatto sicuramente una buona partita. Anche lì, attenzione, no? Non ripetiamo l'errore che è stato fatto dall'inizio con Del Sole, Canutè, Capone. Certo, non basta una partita per il giudizio. Esatto, per il giudizio. Anzi, questi ragazzi secondo me hanno soprattutto bisogno di giocare con tranquillità, perché i progressi li possono fare soprattutto se non hanno pressione, perché è chiaro che un ragazzo che viene dalla primavera, ha fatto un paio di presenze prima di arrivare a Pescara, ha bisogno buona la prima, diciamo così. Secondo me sì, c'è stato almeno questo passo avanti, però se continuiamo a vederlo sotto l'ottica del gioco di Zeman, non ne usciamo. E non capiremo mai qual è il valore vero di questa squadra. A fine partita il presidente Sebastiani ha dichiarato, cioè ha ribadito che questa è una squadra forte che può arrivare ai play-off. Siete vicini al pensiero del presidente oppure non vi trovate d'accordo? Francesco. Non è questione di essere d'accordo. Come valutazione della squadra. È questione di come lo si valuta, perché se uno è convinto che questa squadra, come dice il presidente, è forte a tal punto da poter raggiungere tranquillamente i play-off e quindi forse avrebbe dovuto avere già una posizione migliore in classifica a questo punto del campionato, significa che l'allenatore non ha lavorato. Abbiamo sempre detto che la classifica si vedrà a marzo. Esatto, vuol dire che l'allenatore fino ad oggi non ha lavorato al meglio per poter far rendere al massimo i giocatori, e quindi è una critica indiretta all'allenatore ed è un voler contraddire
da parte di Sebastiani senza rendersene conto quello che lui ha detto altre volte. Se poi mentre come la penso io e come forse la pensano anche perché la leggi così? Anche Zeman ha detto possiamo arrivare ai playoff, si trovano delle difficoltà nel giorno d'andata, poi con dei miglioramenti ci io si può arrivare. Io infatti mi auguro che poi tra marzo, aprile e maggio, come sempre, che le squadre di Zeman rendono quantomeno sul piano atletico, oltre che magari sul piano squisitamente tecnico e tattico, rendono molto di più, che si verifichi anche questa volta. Io non rinnego che tre settimane fa, però due sono state le assenze per scherzare con il fratello, amico e fratello Enrico, che dissi che ero preoccupato, perché ero preoccupato, poi tra l'altro si sono verificate pure due sconfitte, immagina come stavo dopo la prima e dopo la seconda. Oggi non è che guardo avanti, io oggi continuo a guardare ancora alle spalle, perché questa squadra mi ha, fino ad oggi, come giustamente diceva Totò, siamo alla terza di ritorno, quindi siamo nella seconda metà della stagione, la terza di ritorno mi sembra questa. 25esima giornata. 25 giornate, comincia a essere un segmento ampio, e questa squadra mi ha, almeno io fino ad oggi ho visto, ci ha abituato a troppi alti e bassi, a momenti buoni, cui sono seguiti a volte momenti negativi. Allora, Edoardo e Riccardo, tornando al discorso di un obiettivo da raggiungere, è ancora troppo presto per delinearlo, perché i nuovi ancora non li abbiamo visti tutti all'opera, manca Macin, c'è sempre Falco che dovrebbe rappresentare un'arma in più. In prospettiva si può andare vicino un po' al minimo degli obiettivi da raggiungere? Guarda Enrico, è chiaro che per una società come Pescara, con la storia che ha questa squadra negli ultimi 20 anni, l'obiettivo playoff dovrebbe essere un obiettivo minimo in Serie B, no? Però non è dato nulla di scontato. Oggettivamente in questo momento noi siamo più o meno alla stessa distanza dai primi posti rispetto a quelli del playout. Allora, è inutile fare, secondo me, voli pindarici e stare lì a fare programmi. Bisogna giocare partita per partita, ma mai come stavolta, sono sincero nel dirlo, e vedere di racimolare più punti possibili in questa fase. Io sono convinto, come dicevo prima, che solo tre squadre sono nettamente superiori al Pescara. Tutte le altre, però anche quelle dietro, non solo tutte le altre, quelle che ci stanno avanti, ma quasi tutte quelle che ci stanno dietro, sono più o meno dello stesso livello. Però siamo tutti d'accordo che è una B scarsa. Appunto. Il Pescara in questo momento è una squadra mediocre in una Serie B assolutamente mediocre. Però non è che tra il Pescara e l'Ascoli c'è tanta più differenza che tra il Pescara e, non so, il Perugia, adesso non ricordo la classifica esattamente. Ma vogliamo rivedere intanto aggiornata davanti con il risultato a noi, di Palermo. Davanti a noi ci stanno 4-5 squadre, il Cittadella, la Cremonese, il Carpi, lo Spezia, che non sono superiori al Pescara, però non sono inferiori al Pescara, secondo me, nemmeno l'Avellino, il Foggia, il Cesena, il Brescia. Cioè il Pescara è in grado di vincere con tutte, ma anche di perdere con tutte queste qui. Fermo restando che le prime tre purtroppo sono talmente più forti che c'è veramente il pericolo che diceva lui, che possano anche non farsi disputare i playoff. Quindi nemmeno gli innesti di un difensore centrale, che giovane è, però merita ancora la speranza. C'è, io spero che questa squadra mantenga una certa solidità nella fase di non possesso che ha dimostrato ultimamente, perché anche se poi abbiamo preso tre gol a Frosinone, però fino al gol, a quel gol incredibile, primo gol del Frosinone, il Pescara aveva tenuto il campo molto bene a Frosinone dal punto di vista del non possesso, non aveva costruito nulla, però aveva tenuto bene il campo, poi quel gol ha rotto gli equilibri e Frosinone ha dimostrato tutta la sua superiorità, ma tolte le prime tre, il Pescara è in grado di vincere e di perdere con tutte, perché il livello è quello. Quindi dobbiamo andare avanti partita per partita, sperare innanzitutto di non retrocedere, perché per come si erano messe le cose io avevo veramente il terrore. Ma è la paura che ci fa fare questo tipo di discorso, oppure sono i valori tecnici non adeguati per un altro tipo di campionato? Ma oggettivamente il Pescara cosa ha dimostrato quest'anno? Ma quando mai noi siamo usciti dallo stadio felici di aver visto un gran bel Pescara?
Pescara, ma quando mai? Io quest'anno, ma questo avviene un po' in tutti gli stadi della Serie B, però. In tutti gli stadi della Serie B, però voglio dire, ogni tanto qualche squadra che sta davanti a noi, non so, l'Empoli ha fatto delle cose bellissime, per dirne una, no? Per dirne una, l'Empoli ha fatto delle partite splendide. Non essere ottimisti al massimo, o totalmente ottimisti, deriva anche dal fatto, come ricordava Paolo Renzetti, che abbiamo visto che è un periodo abbastanza lungo, se vogliamo, il quale il Pescara ha difficoltà a fare gol, ha difficoltà a creare due, tre, quattro occasioni nitide o meno, o anche non nitide, ma che possano far pensare poteva essere gol. Adesso siamo lì, siamo nella bagarre, in questo periodo, perché poi c'è tutto il periodo iniziale del campionato con Pettinari che segnava pure a occhi chiusi e che adesso... Pettinari ha fatto gol, il gol è regolare. Sì, siamo d'accordo, esatto. Tanto guarda Henry, con questa squadra, con questo che è una squadra senza progetto, senza base, senza qualità, è meglio non pensarci alla Serie A, cioè io voglio andiamo ai playoff per divertirci, ma non sia mai dovessimo andare in Serie A con questo organico, non lo so, con questa società che non andiamo avanti. No, perciò voglio dire, i playoff poi hanno un senso se tu pensi di andare in Serie A. No, allora immaginare di andare in Serie A senza Memusciai, senza Benalì, senza Zampano, senza tutto, abbiamo perso tutti i giocatori migliori, quelli su cui si poteva costruire un'ipotetica. Però il campionato è lungo. Abbiamo visto Balzano, ad esempio, l'importante è che grande prestazione. Bello, di ma giocatore. Un gran bel giocatore, conosce a memoria i movimenti, no? Speriamo di fare un campionato dignitoso. Hai detto un nome di un giocatore, spero che questo ragazzo Balzano trasmetta il carattere, perché Balzano in campo trasmette forza, trasmette quel carattere che questa squadra ancora non ha. Non lo ha per una questione, secondo la disamina che ha fatto il dottore è perfetta, ha detto tutto quello che pensavo io, è stato per me bravissimo, non voglio ripetere quello che ho detto, devo dire che questa squadra, aggiungo solamente... Ma vi pare un po' aggiustata la squadra? No, guarda, aggiustata, adesso totalmente, o no? Io che questa squadra non abbia qualità non lo dico, perché secondo me qua c'è anche abbastanza qualità, c'è tanti ragazzi, bisogna far sì che esca un po' il carattere, nel senso, se noi per caso prendevamo un gol con la Salernitana, non so questa squadra se aveva la capacità di reazione e di reagire. Adesso andiamo a Chiavari, Lentella è una squadra per me alla nostra portata, bisogna vedere anche in trasferta, in momenti di difficoltà, se questa squadra ha la capacità di reazione. Però ti voglio aggiungere questo. Il centrale difensivo a me è piaciuto molto, perché innanzitutto penso che piaccia molto a Zeman, perché va a prendere l'attaccante a centrocampo e non eravamo più abituati a vedere il centrale difensivo che va a centrocampo ad attaccare. È bravo anche nell'impostazione, se vogliamo. Come? È bravo anche nell'impostazione. È molto bravo anche nell'impostazione. A me ha stupito soprattutto anche per la padronanza, avendo veramente da poco i 18 anni. E devo dire che qualche giocata l'ho vista, margini di crescita sicuramente ce n'è. Sono d'accordo con il dottore che i playoff sono una cosa che quando ci vai puoi tentare, ci vai per andare in Serie A, e devo dire che le prime tre squadre effettivamente oggi come oggi precludono un po', anche se una delle tre va ai playoff, è vero che poi è una lotteria, ma un po' preclude. Allora, è vero che al mercato il Pescara ha perso giocatori di qualità come Benalì, come Zampano, Ganze e altri. Sono arrivati però dei giocatori più funzionali, secondo voi, ad esempio il Gravion di turno, il Macin che può essere un'alternativa, il Bonino, un centravanti che non sappiamo dove potrà arrivare. Insomma, si potrebbe aggiustare la squadra, oggi è presto per dirlo, dobbiamo aspettare anche Falco, no Antonio? Falco soprattutto. Più che aggiustare si dovrebbe trovare la squadra, cioè il problema vero di questo è noi che ci stiamo arrovellando su questa storia dei playoff, però dopo se poi vinci e dopo come fai, cioè sono tutte, vedi, sotto quest'ottica non dovrebbero iniziare nemmeno il campionato, tipo il Carpi, la Cremonese, l'Entella, tutte squadre che sì, vanno ai playoff, Cittadella, cioè se facciamo questo discorso vale per tutti, non solo per il Pescara, certo. Se togliamo il Palermo, il Bari, forse l'Empoli, perché alla fine la cosa si restringe, voglio dire. Quindi questo è un discorso. Il problema vero di questa squadra, lo sto ripetendo oramai da mesi, è che non è ancora una squadra. Allora,
Adesso ci stanno i nuovi, benissimo, vediamo i nuovi come entrano, il ragazzino si è presentato bene, vedremo Mancini, non so in quale ruolo, ma soprattutto al centrocampo. Spero che non sia stato preso soltanto come controfigura di Brugman, che invece magari i due possono coesistere se il ragazzo è bravo. Però il problema è trovare questa bellezza entità che prescinde dall'1-0, dal 2-0 o dalla vittoria o dalla sconfitta. Perché perché non si trova, Antonio? Perché ma perché non ci sono finora giocatori... l'abbiamo detto più volte, nel senso che il compromesso iniziale della squadra di giovani, poi allargata agli anziani. E quindi si è fatto questo processo, è nato già male. Però adesso c'è un mix. Benissimo, adesso c'è un mix che però dobbiamo ancora scoprire, ma soprattutto devono fare una squadra, Enrico, al di là di se sono bravi o meno singolarmente, ci devono dimostrare di essere una squadra che ha una sua identità, che può essere quella che abbiamo visto negli ultimi tempi, cioè una squadra a tratti anche cinica, che magari rischia poco, costruisce poco ma rischia poco, oppure una squadra che può essere più brillante. Però questo noi non lo sappiamo ancora e sicuramente lo dovremo scoprire, state facendo. Io quando si fa il discorso di Zema e i giocatori, sicuramente c'è, entrano tutte e due, non è che si possono escludere le capacità e i disagi dell'allenatore o quelli dell'organico, è una cosa che va di pari passo, perché altrimenti non ne usciremo ecco, mai. Ma secondo voi Zema come sta vivendo questo momento? Cioè, per lui è un disagio a livello mentale vincere le partite per 1-0, lui che pretende il coraggio più spregiudicato a livello tattico, Francesco. Ma io posso dire sì. La mia, un po' l'ho visto anche cambiare, che devo dire, io sabato ho visto addirittura in certi momenti che si difendeva a tre, con Balzano che stringeva, cioè qualche novità l'ho vista, nel senso che è possibile che la squadra stia trovando un suo equilibrio che non è proprio in linea con quello che sono i dettami base dell'allenatore, per cui credo che un passo lo stia facendo pure lui sotto questo aspetto in base all'organico che ha. Però cioè, il discorso che mi faceva Francesco, perché noi sappiamo che le squadre di Zema sempre escono fuori a distanza, è un discorso che ti fai tu da solo, perché non ci abbiamo controprove, perché non è che l'abbiamo seguito in 25 anni di carriera, perché ci sono stati episodi in cui magari la squadra si è persa il giro di ritorno, quindi non può essere questo. Benissimo, quando è cominciato a volare? Ma dai, volava dall'inizio, lascia perdere. Là è stato un capolavoro di Zema dall'inizio alla fine. Se vuoi aver ragione, no, non è che vuoi aver ragione, basta rivedere le partite. No, basta magari leggere il giornale. Ma non volava, sì, alla fine. Il mese di febbraio cominciarono le polemiche per il fatto che con la neve il Pescara non si era voluto allenare. Ma chi l'ha fatto queste polemiche? Non vai a riprendere il giornale. Chi l'ha fatto queste polemiche? Tu stai fuori. Non ricordi chi l'ha fatto le polemiche, quella è una squadra che ha convinto sempre dal primo giorno in poi, anche quando perdeva 4 gol. Non ho detto che non ha convinto, ha perché vale il risultato, perché la serie delle vittorie ci furono esatto, il mese di marzo allora, e di aprile. Siccome io Francesco sono abituato quello che ho detto, no, io, sì, quello che dici no, tu dici un'altra cosa, siccome il tuo discorso non prescinde dal risultato, è per me una cosa molto diversa, siamo proprio agli antipodi per come vediamo il calcio, che ti devo dire, e oltre non ti posso dire, perché è ovvio che tu la pensi in quel modo e in un altro, e qui non ti voglio nemmeno convincere, però la logica secondo me nel calcio è soprattutto la squadra, l'identità che trova la squadra, a prescindere se l'allenatore è Zema, Pingo Pallino o qualche altro, voglio dire, il problema vero è questo, quindi finché questa squadra, a mio avviso, adesso ha dato dei segnali che come la vedo io, posso sbagliare, mica l'ho inventato io il pallone, ragazzi, quindi sto dicendo quello che ho visto io, ha dato segnali che potrebbe essere anche una squadra affidabile, anche senza seguire tutti i dettami che dici tu di Zema, senza aspettare che poi esca fuori alla distanza, perché sicuramente alla distanza questa squadra volerà. Questa è una cosa che vedremo dopo. Io Edoardo? Per come sapete, io non lo vedo. Che la vediamo adesso? Edoardo. No, esatto, lo vuoi vedere adesso. Io sono rimasto colpito, per confermare che sono d'accordissimo con Antonio, sono rimasto colpito, non so se ci avete fatto caso anche voi, durante il recupero a un minuto. Che dici, Francesco? Durante
recupera uno o due minuti dalla fine. I microfoni sono aperti, quindi non ho sentito. No, no, Mogugliano si è sentito, ho detto vuole avere sempre ragione. No, no, ho detto che non voglio punti di vista diversi. Ho detto il mio punto di vista. Non ho parlato di punti di vista, io ho detto che le squadre, lui è andato, io ti ho detto che le squadre di Zeman, ma dove l'hai visto? Ma dove l'hai visto la maggior parte? Su Pescara, già l'esempio del Pescara. No, ma vai su Wikipedia, ti informi. E vai a vedere tu. Beh, io l'ho già visto. Ma io anche l'ho visto. Anche io l'ho visto. Poi comunque mi riferisco a quello che ho toccato con mano l'anno della promozione. No, la crisi di risultati ci fu a febbraio, ci fu una crisi di risultati. Cioè, esatto, però, però la squadra è vero che sin dall'inizio, ma che la squadra si era capito che era buona, e un altro discorso che la squadra andava bene. Io infatti ho detto che al mese di marzo, aprile, ci fu una crisi di risultati a febbraio, e poi a marzo, aprile e maggio la volata finale. Allora, se no vatti a riprendere i giornali, che tanto tu sei capace a mettere in dubbio pure che uno più uno fa due. Io vado a riprendere le mie emozioni, che io quando l'emozione è una cosa, io ti parlo di numeri. Non scherzare, i numeri, allora deve essere informato. Allora, quando perdeva 4-3, io uscivo anche soddisfatto per quello che ci ho fatto vedere. Quando ha perso a Reggio Calabria, quando ha perso delle partite con la Juve Stabia, quando gli hanno rubato la partita a Modena. Questo succedeva all'inizio, quando la squadra già andava a mille. Capisci quello che ti voglio dire? Allora, se tu vuoi dire un'altra realtà, pensala come ti pare, che te ne perché io parlo di ci sta un bel libro fatto da Sergio Cirquino e Buonamano, te le vai a rileggere tutte le partite e vedrai come lascio ragione io credo che, tornando a quello che domandavi tu, credo che Zeman stia comunque soffrendo il fatto di avere un organico non all'altezza delle sue aspettative, di quello che lui vorrebbe fare, perché quel Pescara lì aveva dei fuoriclasse in erba, ha scoperti lui, li ha messi in condizione di diventare dei grandi giocatori, ma comunque aveva dei giocatori che Pescara di quest'anno non ha, e quindi aveva una qualità eccezionale, e credo che Zeman stia soffrendo. Mi ha colpito, stavo ricordando prima, non so se l'avete notato anche voi, che durante i minuti di recupero della partita contro la Salernitana, Zeman non faceva altro che guardare l'orologio e dire all'arbitro che la partita era finita, che doveva fischiare la fine. Gesti che da Zeman non ti saresti mai aspettato, cioè Zeman che sta aspettando il fischio finale per vincere un 1-0 tra virgolette un po' rubacchiato, cioè, che segnale 1-0. È questo? Allora è il segnale che forse anche insomma di quegli 1-0 di quegli 1-0 vinti anche con un po' di fortuna, giocando male, con una bella giocata, un 1-0 segnato su punizione, non è una classica vittoria di quelle spumeggianti a cui era abituato Zeman, no, è una vittoria un po' così, e lui aspettava disperatamente il fischio finale perché voleva vincere comunque quella partita, si rendeva conto che i tre punti erano importantissimi per una squadra che stava soffrendo. Allora, forse un bagno di umiltà da parte di tutti, a cominciare da Zeman, ma anche da parte nostra. Io quando dicevo prima questa è una squadra mediocre in un campionato mediocre, e quindi può fare tutto, può arrivare quarta, quinta, ma può anche finire sest'ultima, perché il livello è scarsissimo. Questo volevo dire. Allora Zeman si deve adattare a questo, cercare di far rendere al meglio questa squadra. Gli ha dato una certa compattezza. Ecco qui, almeno la regia ha proprio preso il momento che Zeman guarda l'orologio. Stava dicendo all'arbitro devi fischiare la fine. No, questo ci sta, mi ha colpito. Ma non l'ho mai fatto. Ma tu hai visto mai Zeman? Ha fatto bene. Ma sono contento. Che lui, io ero arrabbiato con Zeman quando alla fine della partita vinta 1-0 a Parma, lui si era lamentato con i giocatori perché dice a me non mi piace vincere così. L'avete sentito a Sky? Quindi, a me non mi piace sotto questo aspetto. Adesso forse si sta rendendo conto che un pizzico di umiltà, un bagno di umiltà ci vuole anche da parte sua. È una squadra scarsa, deve lottare con le armi che ha, con la grinta, deve essere messa bene in campo, deve essere compatta e deve cercare di non farsi far gol. Dopodiché un golletto magari ci scappa e vinci la partita 1-0, oppure vai a entrare a Chiavari, pareggi 0-0, ok, va bene tutto, l'importante è non subire più goleate, non prendere quindi, insomma, più. Mi sembra di capire, non ci divertiremo. Ma che ti vuoi divertire? Ma con una squadra non uscirà, non dico una prova, è un campionato una partita che ti viene da piangere, solo quando gioca l'Empoli ti puoi divertire, e qualche sprazzo te lo può dare il Foggia, non so quando è che ti puoi divertire. Io non ho visto una partita divertente quest'anno, Riccardo, mai. Non ci divertiremo da parte del Pescara, a meno che mai. Quindi
cerchiamo di vivacchiare così e di che questa agonia finisca prima possibile con una salvezza bella conquistata, tranquilla, e poi dall'anno prossimo si penserà. Come ci arriviamo a giugno allora? Io dico la verità, un po' di qualità invece di qualche giocatore la vedo. Vedo qualità in Capone, vedo qualità, vabbè, in Brugman. Non ha mai giocato. Sì, io parlo di giocatori che hanno qualità. Vista lunga lui. No, perché Capone è un giocatore che quando ha giocato ha messo qualità. Sì, ha vista lunga. O vuoi contestarmi anche questo? Anche quando ha giocato Capone, anche Capone, diciamo in gergo, ha i piedi buoni. Quando giocatori che magari fanno gol non hanno i piedi buoni. Ma secondo te Capone... possiamo continuare a interrogarci su quel giocatore ai piedi buoni e quell'altro no? Dopo. No, io dopo, parlavo della dopo... qualità. T'ho capito, va bene. Ma io sto rispondendo alla domanda. Sì. Lui dice: alla domanda ha detto dobbiamo continuare a vedere. E io ho detto: no, secondo me qualche giocatore di qualità ce l'abbiamo. Non è proprio così negativo. E qualche margine di miglioramento in questa partita si è vista. È vero che abbiamo vinto per un episodio, però devo anche dire che il gol di Pettinari era regolare. Se entrava quel gol magari potevamo commentare una partita differente. C'è anche da dire che la Salernitana, per quello che ho visto in campo, è inferiore a noi, quindi abbiamo vinto in casa 1-0 con una squadra inferiore. Forse in altre partite, già domenica Chiavari, che ha un cambio più difficile, vediamo se questa squadra sull'entusiasmo della vittoria. A proposito di Pettinari, secondo molti sta avendo una parabola negativa. Guarda, Pettinari, io te lo dico, Pettinari giocava in un ruolo, adesso sta facendo un altro ruolo. E io non questa è una domanda che bisognerebbe fare a Zema, ma bisognerebbe fargliela, del perché Pettinari va a fare a volte, lo vediamo correre in difesa, perché si sacrifica tantissimo, gioca per la squadra, ma perdiamo l'uomo che deve fare i gol. E questo è un motivo perché... Enrico, perché... vantaggio del Palermo su calcio di rigore, Nestoroschi, 1-0. A che minuto siamo, Andrea? Siamo al 20° della ripresa, ma il Foggia stava giocando meglio e il rigore dato per un fallo di mano di Loiacon è stato molto contestato dalla squadra di Stroppa. A te. Se posso permettermi, con questa, se vince il Palermo, tutte e tre sono a 8 punti dalla seconda, dalla quarta. Sì. Questo è abbastanza preoccupante per il discorso dei playoff. Comunque, tornando... Allora ci punti ai playoff tu. Come? L'intravedi playoff. Ma io ti ho detto che, se si trova un po'... si riesce ad avere quel carattere che può uscire, questa squadra non è così scarsa, secondo me ha la possibilità di entrarci, perché sono d'accordo nel fatto che è un campionato dove tolto le prime, anzi il carattere della squadra l'ha dimostrato pure di avere, cioè forse più sì, però, un miglioramento a livello tattico, non solo caratteriale, per diventare squadra, noi ci giriamo intorno, sì, forse la squadra, nel senso del tuo discorso, squadra si diventa anche giocando e soprattutto io spero che Zeman finalmente trovi 11 giocatori. Sono contento ad esempio della conferma di Balzano, che aveva giocato bene a Frosinone, l'ha confermato. Ormai la difesa, se vogliamo parlare di reparti, contro la Salernitana mi è piaciuta, perché ha lasciato pochissime palle gol alla squadra avversaria, mentre le altre difese qualche palle in gol più l'avevano lasciata. Abbiamo il problema dell'attacco, perché forse nel mercato quello che dovevamo forse puntare era questa benedetta punta centrale forte da comprare, che a mio avviso non abbiamo comprato. Ma e ci questa sono quattro attaccanti. Ma io ho detto un'altra cosa, ho detto la una punta centrale. Sì, abbiamo, le vogliamo elencare? Cocco, Capelluzzo e Bonino. Perfetto, e io ti ho detto di questi dovevamo cercare un forte attaccante da mettere come punto centrale. Te lo ripeto, tipo non lo so, puoi andare anche all'estero a trovarlo. Come hai preso il centrale dell'Inter Primavera, che ha fatto una bella partita, per l'estero abbiamo già dato, lascia perdere. Però vedi, Riccardo, no, abbiamo già dato, caraglio. Credi che un solo elemento possa cambiare perdere l'estero della squadra? Pettinari come media gol ci siamo, no? Sì, ma Pettinari, ti ripeto, non sta più facendo il centro boa del gioco di Zeman, sta giocando in un ruolo che è molto di sacrificio e noi davanti siamo inconcludenti. Questa è così. Non è che sto inventando qualcosa. E infatti tiri in porta, ne facciamo 2 o 3 a partita. Secondo me, se posso permettermi, il problema più che del centravanti che conclude è degli esterni alti, delle ali. Perché Mancuso, Capone, Yanga comunque ha avuto un buon approccio. Per carità, un buon approccio. Male. Aspettiamo Falco. Però finora, fino a Del Sole era partito bene. Del Sole. Io sono rimasto colpito alla fine della partita. Col
casa, persa in casa con il Perugia, da una dichiarazione di Zeman. Zeman era rimasto seduto in panchina per tutti i 90 minuti, non si era mai alzato durante quella partita. Alla fine è andato in televisione e la prima cosa che ha detto abbiamo perso perché le nostre ali, che in quell'occasione erano Mancuso e Capone, hanno sbagliato costantemente il movimento. Beh no, col Perugia non ha giocato Capone, credo. Mi sembra che fossero Mancuso e Capone col vabbè. Perugia. Credo Baez e Mancuso. Baez o Capone. Allora, le nostre ali esterne hanno sempre sbagliato il movimento perché tornavano sempre all'interno, indietro, con le spalle alla porta, invece che andare in verticale. Se voi andate a rivedere le azioni da gol tipiche del gioco... Zeman, ecco il microfonino, Edoardo. Sì, no. La foga. No, se ce la fai, se no. È un po' difettoso. Se voi andate, se andiamo a rivedere le azioni tipiche da gol del gioco di Zeman, erano sempre fondate sulla sovrapposizione, le triangolazioni, il dai e vai tra l'ala, tra l'esterno alto e l'esterno basso, insomma, erano quelle sovrapposizioni sulla fascia che poi consentivano di mettere in mezzo palloni invitanti per Ciro Immobile o per chi faceva il centravanti. E all'inizio qualche volta anche è stato così per Pettinari. Mi sembra che quindi sia manca forza sugli esterni. La forza sugli esterni per fare il gioco che costruisce occasioni da gol con la palla che filtra anche da sotterra, anche all'indietro per il centrocampista che arriva, che si inserisce da dietro. Mi sembra che stia mancando nettamente questo tipo di... Paolo Mancuso, come lo stai vedendo? Ha avuto un problemino sì, anche al setto nasale, però ancora non riesce a incidere. Beh, diciamo che lo avevo detto in questa trasmissione qualche settimana fa, sono passate un po' di settimane, devo ripetermi, da un giocatore che lo scorso anno aveva segnato 25 reti, seppur in Serie C, era lecito attendersi qualcosa in più. Questo è un giocatore che è stato acquistato dalla Juventus, quindi io credo che abbia sicuramente dei valori, altrimenti la Juventus non avrebbe puntato su di lui, anche se poi probabilmente andrà a giocare in prestito. Però sicuramente bisogna dire che in questa squadra ci sono dei giocatori che non stanno rendendo probabilmente come ci si attendeva. Uno di questi è Mancuso. E poi prima si parlava di gol, si parlava di problema di gol. Questa è una squadra che manca tanto. Brugman, sei gol tutti, esatto, decisivi, quello stavo dicendo. Però se nel Pescara non segnano Brugman, Pettinari, Mancuso un paio di gol, Valzania non arriva un gol da un difensore, non arriva un gol su calcio d'angolo. Cioè questa squadra ha anche, diciamo, pochi schemi sui calci da fermo. Adesso era arrivata con la Salernitana, è arrivata la prima rete su calcio di punizione, però purtroppo se non segnano quei 3-4 giocatori che hanno tirato la carretta fino ad oggi sono problemi. E poi tornando a Pettinari, è vero che Pettinari ha una buona media gol se noi esaminiamo il rapporto gol segnati partite giocate, però è anche vero che Pettinari non segna un gol da 2 mesi e mezzo. Vabbè, però adesso il gol di sabato era regolare, adesso c'è da augurarsi che questo Bunino, che per caratteristiche è sicuramente diverso da Pettinari, possa dare una mano anche in fatto di gol alla squadra. Va bene, 22 e un minuto, andiamo in pubblicità, ma prima devo salutare Luciano Casciaroli, un tifosissimo reduce da un intervento chirurgico. Luciano, in bocca al lupo, pronta guarigione e continua a seguirci. Pubblicità. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro a Monte Silvano svuota tutto. Sconti fino all'80% su biancheria grandi marchi, Borbonese, Blue Marine, Liu Zhou, Bellora, Fazzini, Down & Step, piumino naturale da 89 euro, copri piumino da 24,90 euro, trapunte da 39,90 euro, accappatoi spugna da 14,90 euro. Affrettati, quantitativi limitati. Notti d'Oro, Corso Umberto 271, Monte Silvano. 085 44 58 973. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro conviene.
DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Minuti, rientriamo in diretta da Andrea Costantini, l'aggiornamento su Palermo Foggia, anche l'umore dei tifosi, perché ci sono vari messaggi. De Blasio dice che è la cravatta del Palermo per l'occasione, va bene. Beh, francamente sì, ci avviciniamo, però devo dire che il Palermo sta vincendo in maniera immeritata finora, peraltro dopo la rete di Nestorowski sul rigore, rigore molto contestato, Palermo è rimasto in 10 uomini per un brutto fallo, è stato espulso Coronato, dunque ora mancano 14 minuti più recupero, Palermo 1, Foggia 0, ma Palermo in 10 uomini, il Foggia continua ad attaccare. Circa l'umore dei tifosi, beh, c'è da dire che ci sono in tanti che scrivono per sostenere il lavoro di Zeman, che dicono sta facendo molto bene nonostante la società non abbia collaborato nel mercato, perché non avrebbe preso quei giocatori che Zeman voleva. D'altro canto c'è chi invece ricorda il buon lavoro negli anni passati di Oddo, chi difende l'operato della società, ma c'è uno zoccolo duro di sostenitori di Zeman che dicono sta facendo miracoli il boemo, visto che il mercato non è stato adeguato al le sue pretese. A te. La vostra risposta qual è? Memusciai, Benali e altri sono stati mandati via con grande soddisfazione da parte di Sebastiani, che non vedeva l'ora di liberarsi di quei contratti, quindi io non difendo Sebastiani, sia chiaro. Ma se Zeman si fosse impuntato, come aveva fatto all'inizio con Pigliacelli, per fare un esempio, e avesse detto no, giocatori come Enrico, questi... Sì, eccolo il pareggio del Palermo, lo abbiamo un po' chiamato, al 33esimo, Palermo 1, Foggia 1, dovrebbe aver pareggiato Gragel, però tra poco vi do conferma. Comunque è un... Allora, Duhamel, il giocatore francese di cui parlammo tempo fa, ha segnato lui, 1-1. Bene. Stavo dicendo, le persone continuano a dire Zeman, è colpa di Zeman, è colpa di Sebastiani. Secondo me la colpa è di tutte e due, nel senso che hanno fatto un binomio terrificante quest'anno. Sebastiani aveva, lo sappiamo, tutte le intenzioni, forse ha preso Zeman proprio per questo, per liberarsi di tutti i vecchi con i contratti onerosi e compagnia bella, e quindi fare una squadra di giovani, contando sul fatto che Zeman con il suo modo di allenare li avrebbe comunque valorizzati e fatti fare
fare un bel campionato. E quindi è stato ben contento di assecondare Zeman. Ma chi ha fatto fuori i giocatori migliori, chi non si è impuntato per difenderli, per dire questi sono giocatori che per me sono indispensabili, è stato l'allenatore, perché Memusciai lo ha messo fuori dall'inizio, Ben Ali lo ha fatto giocare poco e male, lui, non Sebastiani, e possiamo fare mille altri esempi. Quindi è inutile che ci dividiamo in fazioni, è colpa di Zeman, è colpa di Sebastiani. La colpa è 50 e 50 di tutti e due, il gatto e la volpe, hanno fatto una accoppiata che ha ridotto il Pescara ai minimi termini. Adesso con questi minimi termini che ci ritroviamo ci dobbiamo accontentare, perché poi la colpa non è di Sebastiani se non ha la forza economica di fare una grande squadra, non è di Zeman se non ha più l'età per fare l'allenatore, la colpa è del fatto che il Pescara è di proprietà di Sebastiani, lui ha puntato su Zeman e noi non possiamo far altro che subire come tifosi le conseguenze. Questa è la realtà. Francesco, ti trovi d'accordo con questa... Sono d'accordo quando puntualizza la colpa non è di Sebastiani se ha la forza economica per fare quello che sta facendo, ci mancherebbe altro. Non puoi pretendere che un presidente si rovini, tra virgolette, per mettere su una squadra che dia ampie garanzie per andare in Serie A, che poi non te la dà nessuno, perché la storia ci insegna che tante volte vengono preparate squadre con determinati giocatori di qualità che i numeri dei passati, dei campionati precedenti dicono che sono bravissimi, poi pur essendo bravissimi li metti insieme e non rendono per quello che uno si aspettava. Riccardo? Qua è molto, molto, molto particolare il discorso che ha fatto il dottore ed è anche particolare la risposta che ha dato Francesco. Sì, ci sono delle colpe. Io devo dirti la verità, non vedo colpe da parte di qualcuno o pregi da parte di altri. Vedo una confusione che c'è stata all'inizio, che ha provocato questo, un fatto di un mercato che non ci ha premiato perché questi giocatori devono essere ceduti a giugno e non sono riusciti ad andare via, la società che comunque doveva tenerli per doverli farli giocare per poterli poter vendere, perché se no non li avrebbe più venduti, liberandosi di qualche contratto. È vero che non abbiamo un presidente miliardario, è vero che deve vivere su quelle famose plusvalenze. E secondo me lui non sta facendo un cattivo lavoro a livello societario, perché permette così la continuità di questa società. È vero che a volte ti indebolisci, però Zeman secondo me deve quello che ha, il patrimonio che ha, deve valorizzarlo e deve far sì di avere in campo una squadra che secondo me può avere la possibilità di fare un campionato dignitoso. Paolo? Ma io credo che quest'estate sicuramente ci sono stati dei problemi, perché questa è una squadra che è nata male, una squadra nata con dei problemi strutturali. Lo abbiamo detto dall'inizio di queste trasmissioni, che non è per caratteristiche tecniche, questa è una squadra adatta a Zeman. Ci sono stati dei problemi perché il mercato è stato condizionato dalla presenza di tutti questi giocatori che il tecnico non voleva, che non erano adatti al gioco di Zeman, e che fino all'ultimo minuto dell'ultimo giorno di mercato non si sapeva se dovessero restare a Pescara o dovessero andare via. Questo ha condizionato il mercato, è inutile girarci attorno, però questa non è una squadra in assoluto adatta a Zeman, è una squadra che per caratteristiche tecniche sposa poco il volere tecnico del suo allenatore. Il problema è questo, è inutile, noi dobbiamo ricordare che due mesi fa, e poi lì ci fu una grande polemica e Zeman rischiò anche l'esonero, due mesi fa Zeman rivelò che lui il primo settembre aveva presentato le dimissioni, non si sa se è vero, non si sa chi, se se l'era sognate la notte, se l'aveva presentate alla società, se l'aveva dette ai direttori. Fatto sta che se il primo settembre Zeman, da come ha detto lui, aveva presentato le dimissioni, evidentemente l'allenatore non era soddisfatto della squadra che gli era stata messa a disposizione. Sono successe tante cose in questi mesi. Antonio, per collegarti
a quanto diceva Edoardo? Ti trovi d'accordo? Guarda, no, la storia, a parte questa storia delle colpe non riesco a capirla, perché ognuno ha un ruolo diverso, insomma. Allora, se vogliamo vedere colpe, diamo 33 giocatori e più o meno siamo vicini alla realtà. Sto discorso che la squadra non è adatta a Zeman, ragazzi, lo stiamo sentendo da febbraio dell'anno scorso. Enrico, sì. Sorpasso del Foggia, stavolta sì, ha segnato Kragl al minuto 39, Palermo 1, Foggia 2, a te. Sì, tra poco vedremo la classifica aggiornata e questo risultato. Ti dicevo, noi continuiamo a girare intorno a questa storia della squadra non adatta a Zeman. Il problema è, ragazzi, ho capito, è così che vogliamo fare. No, ci fermiamo. Fatto, no, voglio dire, allora Pescara si ritira dal campionato. No, ma no, è un dato di fatto. Ma t'ho capito, però voglio dire, le squadre non è che nascono così, perché allora la premessa era che Zeman ha visto la squadra in quei sei mesi di nulla. Dove lui ha contribuito parecchio a fare sei mesi di nulla, ha detto via tutti i vecchi. Ovviamente la società ha cercato di accontentarlo. Ci devono essere voi gli acquirenti. Perché... Ah, benissimo, tanto è vero, voglio dire, la storia della società che ha buttato via questi giocatori, questa è la stessa società che questi contratti onerosi li aveva fatti, cioè lo stesso Sebastiani aveva fatto i contratti a Benaria, a Zampano, a tutti quelli che sono andati via, voglio dire, non è, allora o era cretino prima o opportunista dopo, no, io non capisco qual è questa storia, perché la storia di come nasce una squadra, sappiamo tutti che il Pescara comunque è nella media delle società di Serie B, non è né un Palermo né un Bari per potenzialità. Per cui se noi continuiamo a girare intorno su questa storia della squadra che non è zemaniana e che purtroppo la squadra è quella che stiamo vedendo, speriamo che riesca ad essere squadra con Zeman, ripeto, senza Zeman, deve essere una squadra che sia affidabile. Io dico, nel carcere, i giochi di squadra, se tu metti 11 brocchi, 11, ne prendi 11, li metti insieme e giocano insieme, sono una squadra, diventano una squadra. A prescindere dai risultati che fa, chiaramente, è ovvio, però io il problema vero di quelli che noi ci stiamo girando intorno da febbraio addirittura, ripeto, da un anno a questa parte e poi dopo l'estate e dopo l'autunno, adesso in inverno, se questa squadra che non è zemaniana, ho capito, facciamoci una ragione, però non può essere questo il problema, sì, il problema non può essere nemmeno che la colpa della società, di squadra, io credo che ci sia costruita male. Culturalmente, vabbè, ma te ci metti 12 mesi ad accorgersi che non è quella? Cioè allora sei pazzo, cioè le cose sono due, o non hai capito niente, o non riesci a farti spiegare, oppure c'è anche l'altra componente che l'organico non è in grado di percepire quello che possono essere, anche. Oppure non si fa capire lui, cioè il problema esiste ed è questo. Il problema è che dobbiamo fare i conti, stiamo facendo i conti dall'inizio, è proprio questo, che purtroppo questa non è ancora una squadra che tu sai come va a giocare, non lo sai. Non lo sai, andiamo non è che il sabato pomeriggio tu sai già che tipo di partita vedrai. La parziale di Palermo con il Foggia che fa ovviamente un grosso passo in avanti a quota 31 e c'è la frenata del Palermo a quota 43, anche il Palermo è squadra che a volte scivola, no, in sì, questo campionato. Come L'Empoli forse resta la squadra che in prospettiva può, ecco, può la dare squadra, se posso tornare più continuità a questa cosa di identità. L'Empoli ha avuto un periodo in cui non brillava, tant'è vero che ha cambiato l'allenatore, tra le altre cose, che pure stava andando benino, voglio dire, certo. Rivarini, anzi sta facendo un bel campionato. Però strada facendo, questa squadra ha trovato una sua identità, ce l'ha adesso, noi sappiamo, questa è una squadra che ti può far gol perché c'ha quei due davanti che ovviamente riforniti. Il problema del gioco del Pescara, io già l'ho detto una volta, il problema è perché insisto sul centrocampo, perché se andiamo a vedere la soluzione, l'unica vera soluzione continua che ha questa squadra sono le incursioni di Mazzotta, cioè Mazzotta è il play di questa squadra, perché le azioni nascono quasi tutte sulle incursioni di Mazzotta. La catena di sinistra è quella che funziona meglio, ma è soprattutto Mazzotta, è lui, cioè, che dà se sono degli assist per gli attaccanti che magari riescono a sapere, però quindi, per andare via sul mercato, benissimo, però voglio dire, probabilmente è riduttivo il fatto che l'unica vera soluzione sia questa, di gioco sia questa, probabilmente il problema può essere questo da studiare. Perché
Vuoi dire, allora torniamo ancora al discorso di Brugman. Brugman è vero che sta giocando bene mezzala, però probabilmente a questa squadra sarebbe servito molto meglio come centrale di centrocampo, perché non perché il suo ruolo, perché è più, secondo me è più efficace in quel ruolo, voglio dire. Allora andiamo velocemente agli ultimi 10 minuti. Chiedo a voi, da chi aspettate i progressi più evidenti? Parlo dei singoli, Francesco. Beh, mi aspetto che Mancuso faccia vedere con maggiore continuità quello che è in grado di far vedere, perché tecnicamente è un giocatore che può cambiare il volto della partita. Mi aspetto che Pettinari torni a fare gol con maggiore continuità, non necessariamente con la grande continuità della prima parte del campionato, ma che torni a fare gol, non a giocare bene, perché secondo me quindi da Mancuso e Pettinari dici tu? Sì, perché cioè, poi mi aspetto la conferma, qui aveva ragione Totò, la prima partita che ha giocato Gravilon, come che si chiama, ha giocato bene, però mi aspetto che se continua a giocare giochi bene 2, 3, 4, 5, 6, 10 partite, certo. E forse il centrocampo che sia in grado di sostenere un pochettino meglio la manovra offensiva. Riccardo? Da Zema. Assolutamente da Zeman, che riesca a dare finalmente a questa squadra quello che manca, perché come allenatore non si discute, però per quello che sta facendo vedere, se tu mi chiedi quale tra i singoli deve dare di più, l'allenatore. Edoardo? Falco, Gravion e Balzano. Gravion per la difesa, Balzano e Falco per creare occasioni da gol sulla catena di destra. Paolo. Io sottoscrivo quello che ha detto Francesco, Mancuso e Pettinari, perché il Pescara ha bisogno dei gol di questi due giocatori, e poi sono curioso di vedere Falco in campo, perché Falco potrebbe essere davvero il giocatore, non che da solo possa cambiare la squadra e possa stravolgere il gioco in positivo del Pescara di Zeman, però sicuramente per caratteristiche è un giocatore che potrebbe fare molto comodo. Antonio. Ah, sai, secondo me Falco sicuramente è un ottimo giocatore, però è un giocatore molto bravo, soprattutto per l'alpiede, cioè più che è da scoprire se per il gioco di Zeman è giusto, perché che chiede appunto dagli esterni, chiede soprattutto dei tagli, quindi questo è l'ABC, no? Quindi non lo so, dipende da come, dalla sua adattabilità, perché sul piano tecnico credo che sia un ottimo giocatore. Sì. Io mi aspetto che invece le cose migliorino tantissimo. Intanto non so se Balzano riesce ad avere questa continuità finalmente anche con la col tecnico d'accordo, perché chiaramente non dimentichiamo che Balzano prima di queste settimane aveva giocato una sola partita a Parma, se vi ricordate, per cui Balzano può essere un giocatore importante. E soprattutto serve sistemare meglio il centrocampo, perché quello che manca in effetti sono soprattutto le mezze ali, non solo gli esterni che tagli, ma le mezze ali che vanno a chiudere il gioco, cioè a entrare, a proporsi per il gioco. Lo sta facendo Brugman, tutto sommato lo sta facendo anche bene per rispetto a quelle che sono le sue caratteristiche, però è a centrocampo che la squadra deve migliorare, deve trovare delle soluzioni, secondo me, soluzioni offensive in più rispetto a quello che ci ha fatto vedere finora, mentre invece potrebbe crescere anche grazie a sto ragazzo che è appena arrivato, eccetera, anche a Balzano, la capacità della linea difensiva di subire di meno, voglio dire. Quindi questo può, insomma, è un lavoro ancora in corso d'opera, e questo, il problema vero è questo, che è ancora un lavoro tutto da scoprire. Quindi allora la classifica ci dice che l'Entella, prossimo avversario del Pescara, è ancora impelagata nei bassi fondi, perché è a quota 27, piena zona play-out, squadra che ha vinto a Terni, però questo è un avversario che arriva alla vigilia di due partite consecutive all'Adriatico con Carpi e Cremonese. È vero che il Pescara può vincere, può perdere un po' dovunque proprio per la sua instabilità, però sono partite alla portata. Chiavari è un campo che potrebbe darci forse una risposta, diciamo, una risposta più positiva rispetto al rendimento avuto finora in trasferta. Questo mese di febbraio fino a metà marzo, lo ripeto ancora una volta, potrà darci delle indicazioni per la classifica, che poi interessi o meno,
entrare nei playoff, questo è un altro tipo di discorso. Francesco. Beh sì, sono tre partite, tutte e tre alla portata del Pescara. Carpi e Cremonese sono più avanti del Pescara in classifica, ma mi sembra che il campionato abbia detto che sono due realtà come lo è il Pescara, che secondo me non può e non deve sbagliare la partita con Lentella, con tutte le insidie, con tutto un bel colpo a Chiavari cambierebbe un po', ecco, appunto, insomma, l'umore sono, nostro. Sono di quelle partite nelle quali devi dimostrare che se vuoi arrivare dove bene o male, o comunque vuoi migliorare quella tua posizione in classifica e dare un significato maggiore alla stagione, queste partite non le devi sbagliare. Ricordando la rimonta subita all'andata anche con Lentella, che esatto, perdeva 2-0 e pareggiò 2-2. Guarda, e che a Terni ha vinto, però a Ternana ha preso 4 pali. 5. 5 è una traversa. Significa che la Ternana ha creato Lentella, molto. Lentella contro la Ternana ha vinto una partita veramente fortunosa, nel senso che la Ternana ha giocato molto meglio, ha preso 3-4 pali. 4 pali e una traversa. Una sfortuna incredibile, poi alla fine Lentella ha vinto sta partita, ma proprio anche a Pescara fece due tiri in porta alla fine. Quindi Lentella è veramente una delle squadre più scarse del campionato, oggettivamente. Quindi lì dovremmo andare, innanzitutto non dovremmo perdere, se poi ci scappa anche il colpaccio, ben venga. È un campionato di transizione per me da tanti punti di vista, quindi possiamo anche andare a disputare i playoff, divertirci con i playoff eccetera, però non dobbiamo aspettarci molto da questo. Enrico, sì, finale al Barbera, Palermo 1, Foggia 2, poi un aggiornamento su Lentella, perché quasi certamente dovrà essere reinventata la coppia di centrali, perché sarà squalificato Ceccarelli, probabilmente mancherà Pellitzer, dunque sarà una coppia da reinventare. In casa Pescara oggi è uscito anzitempo per un problema alla coscia, un fastidio, Balzano, che dunque sarà rivalutato nelle prossime sedute, mentre domani Carraro e Balzania giocheranno l'amichevole a Frosinone tra la nazionale Under 20 e la rappresentativa della Serie B, quindi poi da mercoledì torneranno a disposizione di Zeman. A te. Grazie Andrea. Dunque, campionato di transizione per poi rifare un po' tutto da capo, però avremo sì, tempo per parlare. Speriamo nel quale vengano fuori comunque delle buone individualità, dei ragazzi su cui puntare per il futuro, perché non è che sia tutto da buttare. Questa è una squadra che se ci avesse 3-4 innesti di qualità potrebbe fare un grande campionato di Serie B l'anno prossimo. Adesso viviamola così, l'importante, ripeto, è che ci salviamo. Io voglio soltanto rifare la Serie B l'anno prossimo. Teniamoci stretta la Serie B, in questo momento. No, io non sono d'accordo, no, io questa squadra, questa città, questa regione non merita la A, io non sono d'accordo sul tenere la B, io vorrei sempre giocare per la A, perché questa squadra ha tutte le potenzialità per poter andare in A e rimanerci, e quindi io credo che non dobbiamo accontentarci della B. Scusami dottore, ma io la B è un campionato dove noi possiamo fare 1-2 anni per poi allestire una squadra per andare in A, e certo, quell'anno che andiamo in A avere quella forza di rimanerci quell'anno, sì, che ci permetterebbe di entrare in un'ottica diversa. Ah, ma fra 1-2 anni? Sì, ma chiaramente. Quello che dicevo però anch'io, no? questa società secondo me sta programmando anche con questi giovani che li prendi di proprietà, perché ad esempio questo ragazzo qua di 17 anni è preso per 4, cioè l'ha comprato. Ecco, quindi io credo che il discorso che ha fatto la società di prendere i giovani per fare un piano industriale triennale, probabilmente ha programmato non di salire quest'anno, ma magari di avere una squadra per i prossimi anni. Permettimi soltanto di ricordarti però che poi un Torreira l'abbiamo venduto a 1 milione a metà anno, quando adesso ne vale 40, insomma, cioè i giovani a volte vanno anche tenuti per qualche annetto e fatti maturare e fatti crescere, perché se poi tu li svendi appena, capito, del sole appena era 1 milione, via, quell'altro via, quell'altro, cioè, abbiamo visto passare a Pescara negli ultimi 2 anni fior fior di giocatori che adesso stanno in Serie A, l'abbiamo visto, persi tutti. Ed è per questo che ti dico che i ragazzi che abbiamo preso, secondo me, amalgamati bene, sì, trovate l'identità di una squadra, speriamo che li tengano, possano in un piano, magari non quest'anno, ma magari neanche l'anno prossimo, di fare un cameriere, ma però nel giro di 2-3 anni tornare in A,
per fare una A che poi rimani, cioè certo, non per fare la è quello che ci auguriamo da comparsa, ma magari non da protagonista, ma quantomeno per, che lotti per la salvezza, come non hanno fatto le due volte che siamo seriti. È quello che vorremmo tutti. Grazie a Paolo Linzetti, Riccardo Clinco, Francesco Di Francesco, Edoardo De Blasio e Antonio De Leonardis. Grazie a Andrea Costantini in regia. Buonasera Enrico. Ci vedremo lunedì prossimo. Grazie a Maurizio Dagui in regia, al GT Foto Video e Stefano Recanati, alla Publi Video con Roberto Pulimanti. Grazie soprattutto ai figli di Bruno Pace, Vittorio e Federico, che ci hanno accolto nella loro casa. Dimmi Antonio. Volevo sì, dire, mi è sembrata molto bella l'idea di intitolare il centro di Poggio di Ulivo a Bruno Pace. Spero che la cosa vada in porto. Tra l'altro è una centro, bella idea, sì, è un centro sì, che ha creato lui, Bruno, a fine carriera, quindi sarebbe molto bello. Hai fatto bene a ricordarlo, speriamo che vada in porto. Grazie per averci scelto. Serie B con te.it, il campionato degli italiani.